Ragazze, ciao ragazzi, benvenuti, ben ritrovati sul mio canale. Sono passati ben 5 mesi dall'ultimo video, non mi sembra vero, il tempo è volato, semplicemente volato. E fatemi iniziare ringraziando tutte quelle persone che mi hanno scritto in privato per chiedermi che fine avessi fatto, come stavo, quando sarei ritornata sul tubo. Grazie, grazie veramente di cuore perché in tante, tante, tante di queste circostanze mi avete veramente rallegrato la giornata. Ragazze, oggi siamo qua, come avrete letto dall'anteprima, per vedere le novità del catalogo Avon della prossima campagna, quindi i prodotti che ho preso sulle anteprime su Avon per te di questo mese di marzo. Ovviamente per chi è in Avon lo sa, questa possibilità è data solo alle consulenti registrate, le altre persone, quindi le nostre clienti, potranno acquistarli nel prossimo catalogo. Giusto un paio di cose sono già presenti in questo, ci tenevo a farvele vedere perché credo che siano particolarmente carine, ma messe poco in evidenza sul canale. Allora, come sempre vi chiedo scusa per il caos dietro, per il mio aspetto che oggi è particolarmente martoriato, ma prima sono stanchissima e poi ragazze, non è un caso, l'avevo già progettato questo video, però mi è presa veramente voglia di venirmi a rifugiare in questo mio piccolo mondo felice che ho trascurato per tanti impegni, ma oggi ne sento davvero la necessità perché sono veramente un po' giù di umore. Quindi speriamo che questa mezz'oretta di video, spero poi il montaggio che scenda di qualche minutino, mi possa portare un po' di allegria e perché no anche a voi. Iniziamo subito, ragazze, col vedere quali prodotti novità troveremo sul catalogo di aprile. Allora, ragazzi, il primo prodotto che vi mostro arriva in questa plastica trasparente, è una pochette. Vediamo se nel frattempo riesco a dirvi quello che sarà il prezzo di vendita nel prossimo catalogo. Il consiglio che vi do, ragazze, è quello di, se vi piace qualcuno di questi prodotti, di contattare la vostra consulente di fiducia e farle un preordine, in modo che lei possa già il primissimo giorno di campagna andarveli ad ordinare, così siete sicuri di riuscire a trovarli disponibili. Questo catalogo si chiamerà Trousse Porta Cosmetici Larissa, avrà un costo di 12,99 euro. Questa è la fantasia esterna, la sua caratteristica principale è che è dotata anche di questo scomparto con lo spazio per mettere i pennelli. Qui invece abbiamo una pochettina bella ampia in cui mettere i nostri cosmetici, anche morbidosa, cioè un pochino imbottita, quindi anche un minimo di protezione. Uscirà sempre nella prossima campagna per la linea, qui ci spostiamo invece per quanto riguarda i reggiseni, quindi sulla parte, siamo sempre sulla parte non beauty dell'azienda, anche perché ragazze cercherò sempre, giuro, mi metto d'impegno di farvi il video sulla collezione in edizione limitata per la primavera e quindi è già tutto a parte per quel video. Uscirà questo reggiseno che si chiamerà One, avrà un costo di 14,99. È un reggiseno senza ferretto, fatto a canottiera, con delle bretelle molto robuste, appunto per sorreggere il peso senza utilizzare il ferretto. Non ha gancio, si infila tipo una canottiera e ha qui questa parte imbottita e preformata. Ragazze, su questo, visto così, sembra un buon materiale, però avendo io una taglia grande, quindi ho preso la taglia più grande che sarà disponibile in catalogo, devo ovviamente provarlo perché sicuramente le taglie più piccoline avranno meno problemi, chi è un pochino più abbondante deve effettivamente testarli per vedere se poi l'effetto, cioè se il reggiseno è in grado di sorreggere. Quindi mi rimando ad una seconda volta per farvi appunto una recensione più completa. Questa è appunto una l'ho visto, non mi sembra fatto male, però di più non so dirvi. In più, ragazze, nella prossima campagna uscirà tutta una nuova linea di pennelli. Sono diversi pezzi, sia viso che occhi. Dovrei averli presi tutti. Vi arriveranno, se deciderete di acquistarli, con la plastichina esterna, ogni singolo pennello, anche su questo magari vi farò un video a parte perché altrimenti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pennelli in uscita, ci vorrebbe un video a parte, sono però esteticamente così, poi arrivano con la propria plastichina, il pennello almeno anche in questo caso così a tatto è molto molto morbido, io
di Bell&Avon delle passate collezioni ne ho tanti e devo dire che hanno avuto un'ottima resa e come in passato c'è scritto il numero del pennello e appunto il logo Avon. L'altezza è questa, saranno un 12 centimetri, ragazze. Quindi non piccolissimi ma neanche lunghissimi, io li preferisco perché, non so voi, essendo un poco ciecata, vado sempre a sbattere addosso allo specchio. Bene, sì, ragazzi, ho questo piccolo problema. Io sbatto addosso agli specchi. Eccoli qua, sono veramente tanti, quindi anche su questo fatemi sapere sotto se vi fa piacere vederli individualmente in un video. I prezzi spaziano ovviamente, ragazze, dalla grandezza del pennello. Poi andiamo a vedere altri prodotti sempre in uscita nella prossima campagna, ve lo ricordo ragazze, mi raccomando, preordinateli se qualcosa vi piace particolarmente e non siete consulenti, quindi non potete già acquistarli. Usciranno i primi occhiali da sole che si chiamano Ombre, avranno un costo di 9,99 euro, non hanno la custodia esterna irrobustita, ma semplicemente la custodia di tessuto. Questo è l'occhiale, come potete vedere, nella parte alta è più intenso e rosa, va scemando nella parte bassa, da qui appunto la dicitura ombre. Se volete spaventarvi, li provo così vedete come stanno a me e vi potete fare un'idea. Ovviamente, ragazzi, ognuno di noi sa qual è il taglio dell'occhiale che gli sta maggiormente bene e quindi ovviamente saprete se questo è un modello che fa o meno al caso vostro, come presumibilmente saprete se le vostre clienti, se siete consulenti, utilizzano occhiali da sole o meno. Poi ci spostiamo sulla bigiotteria e andiamo a vedere questo primo set. Scatolina esterna sempre logata Avon, all'interno ha la scatola Lilla regalo, si chiama Set Jolie e anche questo lo troverete nella prossima campagna. Oddio, stavo già a far danno. È composto da collana ed orecchini. La collana e gli orecchini sono su base oro. Il ciondolino è questo cuore in arancione, ma un arancione particolare. Vedete che a seconda di come la luce lo colpisce, cambia un po' colore, ha un sottotono giallo. E la stessa cosa dicasi per gli orecchini, sempre se riesco a rimetterli in postazione. Niente. Eccoli qua, gli orecchini sono fatti in questo modo, hanno questo piccolo semicerchio e in fondo il ciondolino sempre a cuore, sempre con il medesimo effetto ombre. Questi verranno nella successiva campagna, quindi ad aprile, 10,99 euro. Vi faccio comunque anche in questo video vedere un paio di cose che potete già prendere in questa campagna, che secondo me sono davvero carine. Questo è il set Jolie. Poi ragazze, orologio, quindi siamo sempre in bigiotteria, si chiama Larissa. Solita cosa, packaging, ora non ve lo sto neanche più a ridire, ce l'hanno praticamente tutti. E invece la scatolina regalo all'interno. Per questa primavera Avon ha pensato a questo tipo di orologio. Ve lo faccio vedere così perché il disegno è dritto. Copriamo un attimo la ring light. C'è questa farfalla stilizzata e il cinturino enzimi pelle rosa antico. Eccolo qua, molto carino anche questo, ovviamente, se considerate che il quadrante sarà all'incirca una monetina da 2 euro. Cassandra, anche questo sarà in vendita nella prossima campagna, costituito un set costituito da orecchini, collana e bracciale, quindi rispetto al precedente abbiamo un oggetto in più. Il costo in catalogo sarà di 12,99 euro. Io credo che questo andrà a ruba, ragazze, quindi chiamate davvero subito se vi piace la vostra consulente. Questo è il set, guardate che carino, molto molto delicato, i due orecchini sono due puntini luce, poi c'è la collanina e il bracciale, molto molto carina. Poi ragazze, abbiamo un pigiama, come tutte le estati, o perlomeno io che ne ho memoria, c'è sempre stato. Uscirà in primavera questo pigiama a tre pezzi. Questo davvero, ragazze, va sempre a ruba perché la maglietta rimane sempre lei, nel senso che è una unica. In questo caso è rosa con le fragoline.
girocollo, manica corta semplicissima, eccola qua, di cotone, il solito cotone Avon, però la caratteristica è che ha un tre pezzi, cioè per il periodo primavera è previsto un pantalone lungo, il sotto è con questa fantasia blu e sempre le fragoline, elastico in vita e elastichetto in fondo, quindi è un pigiama che si va a restringere, questo è sempre in cotone lungo, poi in più ha un terzo pezzo che è questo, la fantasia non cambia, elastico in vita, ma come potete vedere il calzoncino è corto. Io questi li prendo spesso se mi piace la fantasia, vi ripeto, in primavera di solito escono perché li trovo comunque sia comodi, in modo che a seconda, visto a volte le stagioni cambiano in modo così repentino che magari non sia a portata di mano qualcosa di più pesante. Poi ragazze, floral, siamo sempre in ambito bigiotteria. Questo è un set che trovate in questa campagna già disponibile. Ve lo mostro in questo video perché guardando il catalogo insieme alle consulenti ho notato che c'è la pagina di questi due prodotti, perché poi ne troviamo un altro che secondo me non mette abbastanza in evidenza l'oggetto rispetto al valore che ha, insomma, comunque sia sono carini come set. Questo lo potete già acquistare. E il set è composto da questa collana che è abbastanza lunga rispetto a quelle che abbiamo appena visto. La disturbatrice è tornata, se vi stavate domandando dove era. Sasha, non è un gioco, se ci permetti di andare avanti. Eccola qua, vedete? Molto carina. E gli orecchini sono in questo caso un po' pendenti, sempre con questa fantasia. D'altronde, ragazzi, se uno gli sventola davanti a un gatto le collane, che vuoi pretende? Sta qua, se qualcuno si sta domandando dove sta andando a far danni, ora ricomparirà. La mancata sacchetta. Sempre peggio, ragazze, tanto per tenervi aggiornate. Poi, ragazze, invece questa è della linea Seren. Per chi non lo sapesse, è una linea di bigiotteria che collabora con Avon. Ovviamente il costo è più alto rispetto alla bigiotteria proprio logata Avon. E qualitativamente, ovviamente, è più resistente. Sono dei braccialetti, io li ho presi in tutte e due le colorazioni. Adesso, man mano che ci capitano, le andremo a vedere. Se non li avete mai visto, vi dico che la confezione cambia rispetto a quella d'Avon, perché ovviamente è logata con il brand del marchio di bigiotteria. Sono due bracciali, all'interno hanno la garanzia firmata appunto dalla ditta madre, questo sacchettino in juta, e all'interno contengono questo. Allora, il primo braccialetto che troviamo, diciamo, è rosso più un ruggine, fatto in questo modo, è elastico ed ha questo piccolo pendente qua con il logo del brand e queste pietrine con poi l'intercalare trasparente. Queste ragazze, vi ripeto, costano di più rispetto alla linea standard, prendete ovviamente anche un qualcosa di valore maggiore, il costo in catalogo sarà di 25 euro. C'è anche l'altra colorazione, ci imbatteremo in lei prima o poi lungo il corso della nostra serata. Allora ragazze, poi l'altro set, anzi guardate, vi faccio vedere subito l'altra colorazione visto che ci sono andata a finire in mezzo. È blu, stessa cosa, confezione logata, certificato di garanzia all'interno, sacchettino in juta. In questo caso, come vi dicevo, il bracciale è in blu, ma è un blu molto molto intenso, quindi un blu scuro. A me personalmente piace questa volta più in blu, se è un colore che portate, penso che spicchi di più rispetto all'altro, però ovviamente sono gusti. E ragazze, il prossimo set che vi vado a far vedere, come il precedente, il floral, l'ho voluto mettere lo stesso per il motivo vedi sopra, cioè secondo me in catalogo non è stato giustamente valorizzato la bellezza del set, perché secondo me questo merita. Ovviamente abbiamo sempre la scatolina, eccola qua. Guardate quanto è carino questo, è veramente, siccome nel catalogo è indossato dalla modella, in una foto tra l'altro piccolina, secondo me ha perso tantissimo. Allora, a collana sempre dorata, il ciondolo e il ciondolo è questo, girati, ha questo cuore in madreperla. Metti a fuoco, bello, eccolo qua, vedete quanto è carino.
E gli orecchini ovviamente hanno anche loro questo cuoricino con al centro la madreperla e io lo trovo veramente, ragazze, tanto tanto carino. Purtroppo, ripeto, secondo me non è stato adeguatamente pubblicizzato in catalogo e è un peccato perché mi pare che non costi neanche molto, cioè comunque se non supera le 12 euro. Poi, ragazze, in catalogo ci sono anche queste spillettine, queste sono delle spille. L'ho volute prendere anche se in questo caso non c'è la confezione regalo, ovviamente ragazzi il costo è proprio piccolino perché è da tanto ragazze che non si vedono delle spille in giro, non è più così facile trovarle, invece ogni tanto sono comode. Queste sono particolarmente semplici, quindi sono proprio molto molto semplici, vedete dietro sono fatte in questo modo, però io ragazze le trovo davvero comode, sapete, per appuntare uno scialle, per fissare leggermente un maglioncino senza voler ricorrere ad ago e filo, secondo me ragazze, insomma, due spillette dentro casa non fanno mai male, quindi ho apprezzato anche perché appunto sono piccoline e sapete quante volte anche quest'inverno ho desiderato di avere un qualcosa di carino per appuntare magari lo scialle. E niente, quindi le ho viste, le ho prese. Vabbè, la chiudo dopo. Poi ragazze, invece borsa e... Vedete quanto sono stata brava, ragazzi? Ho praticamente già finito, sono stata veramente bravissima. Sotto il periodo di Natale è uscito questo bauletto in nero, ha riscosso tantissimo successo. Io ce l'ho di là, tra l'altro, quello nero, molto carino secondo me. E adesso per la primavera esce anche in beige. È un beige cipriato chiaro, ragazze. Dal video non so se ti renderà l'idea. Sembra più giallo in video, in realtà di giorno è più cipriato. È appunto proprio un vero e proprio bauletto, eccolo qui. Ha ovviamente possibilità di essere portato in questo modo anche con la tracolla. Al suo interno ha due scomparti separati, uno senza lampo e uno invece con la lampo qui, e in più ha anche questa taschetta sull'esterno con lampo e tutti i dettagli in oro, esattamente come è stato per quella invece che abbiamo visto sotto Natale nella colorazione nera. Ragazzi, io vi ho mostrato tutto. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Mi raccomando, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale per essere informati appena uscirà un nuovo video. Vi mando un bacio grande grande e veramente grazie grazie di cuore per essere ancora con me nonostante siano passati tanti tanti mesi e nonostante insomma la mia scarsa collaborazione. Un bacio grande ragazze, grazie di cuore.